Oggi siamo qui al campo dell'Atletico, siamo al Salvatorio Stadium e cominciamo questo appuntamento con... Da Mattia. quanto che giochi a calcio 5 qui all'Atletico? Da un anno. E che cosa ti piace fare? Che ruolo fai? Attaccante. Ah, quanti gol hai fatto l'anno scorso? Due. Due, va bene, buon inizio, primo anno due gol, quest'anno speriamo che ne fai molti di più. Vuoi fare molti di più di gol? Sì. E com'è Mister Olimpia? Ti si sgrida? Secondo me sì. E Sì. che cosa ti dice? Dai, facci un po' l'imitazione. Come fa Olimpia quando ti sgrida? Vabbè, che squadra tifi? Lecce. Lecce, sicuro? E com'è la maglia del Lecce? E gialla e rossa. Quest'anno ti salva a Lecce? Sì. Speriamo che ce la possa fare. È una squadra del sud che tiene in alto la Puglia in Serie A. Beh, ce l'hai un coro del Lecce? Ce lo fai un coro del Lecce? Ultra Lecce, vecchie maniere, senza titoli, senza bandiere, lotteremo solo per te, avanti Lecce, devi vincere. Siamo con Daniele Crisostomi per quanto riguarda quest'Under 13 dell'Atletico. Come sta andando questa prima parte di stagione? Perché ti stai entrando nel vivo. Molto bene, molto bene. Come stai vedendo i tuoi compagni di squadra? Lo state facendo allenamento? E sta vedendo qualcosa di buono che vi fa ben sperare per la stagione? Sì. Stanno andando molto bene. Che impegni avrete? Avete già giocato qualche partita oppure state ancora No. aspettando? Stiamo ancora aspettando, ci sarà la prossima settimana. E come va il lavoro con Mister Olimpia Santoro? Quanto vi sgrida? È un bel po' di volte. È vero che Olimpia Santoro è difensivista, punta solo alla difesa, all'attacco, non guarda per niente. Puoi rispondere come vuoi, tanto non ti fa niente. Sì. Ah, è vero? E perché cosa io a fare che in attacco non segnate? Lasciano fare tipo due contro uno, uno contro uno e altre cose. Speriamo che possa migliorare, noi stiamo scherzando, insomma non è vero alla fine, anche se un pochino ci crediamo, è vero? Sì. Quindi in bocca al lupo alla tua squadra, vista per la nuova stagione. In bocca al lupo.
Capitano di questa squadra degli under e 15. Ok, under 15, perché con tutte le squadre ci confondevamo. Il campionato è iniziato bene, avete vinto in trasferta, quindi com'è andata questa partita? Abbiamo iniziato bene, sono molto contento, e abbiamo vinto 2-1 e manca qualche compagno. Domenica prossima ci saranno tutti, giocheremo in casa, spero in un'altra vittoria. Quali sono i punti di forza di questo Atletico? E abbiamo comunque un bel gruppo, ci troviamo bene a vicenda, cioè comunque ci intendiamo fra compagni. E con il mister, ricordiamo, insomma, abbiamo visto durante l'allenamento, sta andando bene il lavoro tattico. Sì, sì, ci troviamo bene anche col mister, ci sta, diciamo, migliorando. Da quanto è che giochi con l'Atletico? Come ti trovi in questa realtà qui a Saliborio? Gioco da circa un anno e mi trovo molto bene e penso di rimanere ancora per molto. E quindi, insomma, dichiarazione d'amore vista anche del futuro. Speriamo che sia così per te anche, per i tuoi compagni, quindi magari tutti insieme potete arrivare ad alti livelli. Sì, certo, spero che, diciamo, il gruppo non si sciolga più di tanto e andremo insieme anche, andremo avanti insieme. Calciatore preferito della Serie A di calcio a livello internazionale e calciatore preferito anche del futsal, ce l'hai? In Serie A Dybala. E in generale Cristiano Ronaldo, del futsal non lo so sinceramente. Ti facciamo, non si è sentito. Che dobbiamo fare? E rifate, non si è sentito. Matteo Ceccarelli, Under 17, si stanno allenando, ti abbiamo strappato alla corte di Fabrizio Nunzi. Questa stagione è iniziata ormai, come sta andando questa prima fase per voi? Meglio, cioè abbiamo iniziato male con una sconfitta, dobbiamo migliorare le prossime partite. Adesso speriamo possa arrivare al primo successo. Cosa farete il prossimo fine settimana? Te lo sapete? Contro lo Sport Project a casa loro. Come si state allenando a vista di questa partita? Impegno
e sacrificio. Quali sono i punti di forza del vostro gruppo? Quali sono le cose più belle del vostro gruppo? L'unione. Tra di voi vi parlate, vi sentite anche al di fuori del campo, insomma vi aiuta questo per poter poi essere affiatati anche in campo? Sì. Ma un sogno per questa stagione ce l'hai, vogliamo dire? È vincere il campionato. Lo speriamo, insomma, che possa arrivare. Speriamo. Right there in the silence.